Oggi siamo qui per fare insieme il nuovo mukbang, mukbang, come lo volete chiamare, così lo chiamate. Allora, oggi siamo qui per rispondervi, per rispondere alle vostre domande. Abbiamo già versato la Coca-Cola, altrimenti avevamo un bellissimo matoumeo qua sopra. Abbiamo preso un bel cuzzatello che lo vedrete anche in un altro video, ma non vi dico niente perché raga non so quando uscirà, oppure se già sarà uscito, con un pulled pork, provola e patatine. Io sto morendo di cose. Ok, grazie. Praticamente raga vi ho chiesto di farci delle domande su Giulia Mi Fit, quindi raga se non mi seguite sbagliate. Ok, io direi di assaggiare, proviamo. Se ne c'è tutta sta provola. Mi fa un po' freddo. No, però questo me lo voglio mangiare. Magari così. Qual è? Mi voglio vedere così. Comunque è la prima volta che facciamo un mukbang qua. Sì. Pulled pork. Io sto in paradiso. Ce la provo, l'hai detto, eh? Mm-hmm. Con le patate al forno. Guarda come no? La provola c'è solo questa parte sopra, poi dentro non c'è. Non so, mi c'è tutto questo pezzo fuori. Io sembra che mi sembra troppo grande, mi pare che ogni tanto me lo vado. Ok. Comunque raga, mamma mia che buone. Prima tra poco cammineremo talmente avanti questo tavolo. Giro. Le patate secondo me sono state cotte un po' anche. Oppure sono state tipo speziate con il sugo del pulled pork. Che buono. Ma quello che stanno insieme l'aroma. La tua recensione? Buonissimo. Ok, inizierei dalla prima domanda, ci avete fatto tantissime domande. Se alcune domande un po' personali che riguardano solo me non rispondo è perché oggi ho risposto, oppure raga perché comunque è inutile. Magari è un video bravo, è un video che comunque è incentrato su di noi, parlare di me non mi piace. Cioè, solo di me non mi piace. Allora, innanzitutto vi salutiamo tutti e vi mandiamo un bacio perché altrimenti raga se mette a dire un nome di ognuno di voi ci andiamo domani, quindi un bacione a tutte. Mentre lei sorseggia io vado avanti. Cioè, vado avanti con la prima domanda. In futuro ci sarà un video dove tua sorella mangia per 24 ore come te? Siete stupende, grazie mille. Un video dove tu... Secondo me lo sai che possiamo fare? Un video, una giornata in cui tu stai libera, in cui tu cucini... Cioè no, mamma cucina, io mangio il tuo e tu io cucino e tu mangi il mio. Possiamo farlo? Anche, sì. Secondo me è bello. Però secondo me verrà un video di 3 ore. Perché secondo me... Cioè, dobbiamo metterci lo scotch. Per mangiare. Ok. Mamma mia. Ok, quindi sì. Sì. Ci sarà. Fare. Però ci sarà quest'altra tipologia. Insieme. Sì. Ancora caldo. Se vi siete persi il video dove io mangio come lei, andatelo a vedere perché vi è piaciuto tantissimo. Ma poi visto com'è morbido. Anche se non c'è il sugo dentro. Però secondo me c'è un sacco di olio. Non ci sono parole. Per gli amanti del pane, so che non è una cosa fitta, cioè. Che ce ne ho voluto. Però no, perché dico per gli amanti del pane. Sì, però per gli amanti del pane, questa è il paradiso. Okay. Perché pure il pane paesano. E fatelo per la roba. Si vede che è una cosa fresca. Sì. No, ma proprio buono. Dura, dura, dura. Beh, prossima domanda. Esiste una mania che avete che una non sopporta dell'altra? Una mania no. Cioè c'è qualcosa mio che non sopporti? Cioè tipo... Sì. No, vabbè. Ah vabbè, no, io ho una... Secondo me è più un antistress, però secondo sì, me io
l'ho accumulato nel tempo. Secondo me, stando sempre col telefonino, editando i video, io faccio odio. Questa cosa. Cioè, per me è una cosa comoda. Cioè, qualsiasi cosa, prendo il telefono, mi metto così io e scrivo. Ma cioè, non lo so, pure quando edito lo faccio. Eppure c'è una cosa, perché avendo il... ma vabbè, abbiamo il mouse, ok. Però, ma non è una cosa comoda, cioè... Invece di te no. Perché è una mania, cioè io intendo più una cosa che fai, cioè non... No. Forse vabbè, recentemente una cosa che quando non sta tipo connessa al 100%, tu parli e lei insieme a te ti fa il labiale. Però non perché se ne rende conto, però non è una cosa che mi... Cioè no, perché a parte la rap, 21 anni di manager corto, mo. Cioè, per vai. Dirti... Ma no, comunque è buono, sta scendendo tutto cosa la por. Questo ci voleva... No, io mi sei... Mamma mia, che se la maionese. Mamma mia. Peccato. Sta cadendo a pezzi. Abbiamo avuto riscontri positivi anche... No. Comunque... Io pensavo che ci fosse la parola anche dentro. Invece non c'era. Ok. È arrivato da una mezz'oretta. Sì. È ancora caldo. Fare insieme un cheat day di 10.000 calorie challenge sarebbe spaziale. Raga, lei... Guarda, cioè, pensa a dividercene una giornata 5.000 e due 5.000 io. Però, per lo stile di vita che facciamo diversamente, non potrò mai farlo. Cioè, dovremmo fare tipo che io mangio 7.000 calorie e lei 3.000. Allora forse sì. Non ce la farei mai. Ma perché non seguo questo stile di vita che posso, cioè... Perché poi... Preparatevi una preparazione dietro. Che la faremo insieme a fine mese. Chissà perché non faremo una preparazione insieme. Poi... andiamo avanti. Allora, come poi sempre questa ragazza dice, tua sorella non vorrebbe essere o seguire uno stile come il tuo? Già la cessa mai? No. Allora, in cosa siete diverse e in cosa vi somigliate di più? Penso sempre caratterialmente. Sì, per forza. Allora, diverse. Forse sì, io sono più riflessiva e tu sei più istintiva. Che magari io sono più sensibile. Pure quando uno tipo quando uno affronta qualcosa tipo a me raramente tipo mi viene quella sì mi viene dopo quando tipo sento di piangere lo stimolo di piangere, invece lei è una persona che reagisce subito così, io invece no, io sono subito sono più così. Ecco. Avete mai litigato così pesante? No. Che cosa? Aspetta, vi somigliate di più? No, è la cosa che invece abbiamo di simile, abbiamo detto solo le cose diverse. Sì, le cose che abbiamo uguali. Forse è il modo di ragionare. Affrontiamo diversamente le cose. Sì, sì. Ok, ci sono anche io sono d'accordo. Ok. Avete mai litigato? Penso così è no, così pesantemente da non parlarvi da giorni? No. No, da giorni no, perché c'è sempre poi un modo sì, di cercare. Cioè, se litighiamo, poi ultimamente litighiamo su cioè, no, cose futili, non abbiamo mai litigato pesante. Vabbè, se mettiamo in conto quando eravamo piccoline, che io ero un pochino più violenta, quante volte sono fatte vedere le scale? Cioè, ragazzi, sì, no, questo si taglia perché non voglio essere la vittima della situazione. Allora, i cibi che vi piacciono di più che avete in comune? Siete bellissime. Penso a McDonald's, pizza. Vabbè, le serate pianine. Abusi. Non ne parliamo domenica. Ogni domenica. Sì, alla fine è questo. Vabbè, lei è un po' più
Non ci piacciono le stesse cose. Sushi no. Il sushi non l'aveva, infatti. Potrebbe mai succedere questa cosa. No, si sì, molto. Non do I non do I questo? Sì, queste sono le cose che... Medi, mi faccio vedere. La cosa più buona che cucina Giulia. Anche dolce. Il petto di pollo con... con i fiocchi della BPR. Le impazzisce. Cioè, sì, mi piacciono. E poi una cosa che recentemente mi sono specializzata. Ok. I pancake americani. Americani. Adoro! Quelli vengono da bomba. Mamma mia. Com'era il vostro rapporto quando eravate piccola? Litigavate spesso o no? Non eravamo così attaccate, legate quando eravamo piccola. Piccole. Allora, a parte che il nostro rapporto si è rafforzato, infatti, recentemente, questo abbiamo detto, il nostro rapporto... Ah, poi siamo sempre state unite, però... Sì, però ultimamente si è rafforzato ancora di più, perché, tipo, se pensiamo all'anno scorso, l'anno scorso ci vedevamo la mattina presto e la sera. Aspetta, però, perché... arrivavamo stili di vita diversi. Infatti sì, invece adesso stando sempre comunque 24 ore su 24 in casa, sì. Molto spesso mi ritrovo che lei sta seguendo le lezioni e io sono nella stessa stanza con l'altro computer che sto editando, vi sto rispondendo a voi, quindi è proprio si è rafforzata ancora di più, quindi sì. E se ci pensi? A me è ancora caldo. Per me. Se ci pensi? L'anno scorso ci vedevamo proprio, mamma mia. Cioè, a volte la mattina e poi la sera. Ok, raga, sto facendo il macello. Io comunque scendevo alle 7. E poi mi ritiravo alle 6 e mezza, quindi... ci vediamo solo la sera per mangiare insieme e basta. Questo abbiamo già risposto. Allora, chi tra voi due è la più responsabile e la più impulsiva? Allora, io sono la più impulsiva. Responsabile entrambe alla fine. Sì, chi per una cosa, sì. Chi per un'altra, alla fine sì, siamo due ragazze con la testa sulle spalle. Questa sì. Sì. Più impulsiva lei. Vabbè, a volte pure io, però io più ci rifletto, sono più riflessiva. Io le faccio le cose poi e poi vede. Dopo un giorno dico, ma dopo che ha già fatto? Perché poi... sono impulsiva perché faccio le cose veramente senza pensare, però ovviamente dipende sempre da cosa. Poi il giorno dopo mi arriva la risposta di quella cosa e dico, oh mio Dio, no, che cavolo ho fatto? Però raga, è più forte di me, non posso correggerlo. Il carattere. Io sono un po' più diplomatica. Come la torta. La cosa che vi piace fare insieme. Vi salutate? Un bacione. No, Katia. Un bacione Katia. Ciò, fare gli ordini, faccio fare gli ordini online. Io mi sono fatta shopping, fare gli ordini online, acquisti, serie di TV, vedere film, di tutto. Pure video. Sì, pure video. Allora, prototipo di ragazzo ideale dell'uno e dell'altra. Beh, devi rispondere tu perché... Ah, boh sì, tu già hai fatto. No, raga. La mia anima gemella l'ho trovata. Però sa, pure un'altra, che mi piace lo stesso ragazzo, no raga. Cioè, oddio, lo vedi, ma no che bello, però non è che ci fiamo a capire. Oh, oggi, no, oggi. No, assolutamente no, raga. Il mio prototipo di ragazzo non deve essere per forza palestrato, perché... no, perché può essere, come si dice, quasi bella ma una balla, quindi evitiamo. Normale, raga, ovviamente c'è, cioè, inutile dire, quello che mi colpisce di più è il carattere, perché tu quando lo vedi per strada non vedi il carattere, lo vedi prima fisicamente, quindi ovviamente questo, e poi dopo il carattere, cioè non ho tipo la preferenza, lo voglio biondo con gli occhi azzurri, no, cioè sì, può essere pure capito nero, occhi nero, barba bionda. No, beh, ci sta che uno però bravo, c'è più dei caratteri rispetto, sì, ad altri, però poi alla fine è la sostanza che conta. Ok, alla fine ho risposto pure io, come se avessi risposto anche io. Non ho proprio un prototipo. Oddio, sì, però. Ma il mio mare. Mm-hmm.
tutto questo col mio telefono, ringraziamo il mio telefono. Ma ringraziamo il telefono di Antonella, che poi sarebbe uno sì, mio vecchio. Giusto, ragazzi. Allora, questa domanda casca proprio a pennello, perché nell'ultima settimana abbiamo parlato molto tra di noi. È nata questa cosa proprio in una sera. Tutti i miei progetti nascono nelle serate, veramente. Avete un particolare obiettivo? Sì, oh? Sì. Speriamo di un giorno di fare qualcosa insieme, sì, però boh, chi lo sa, la vita dove ci porterà, però un bel progettino c'è nella testolina. Poi, se tutto si andrà per il verso giusto, lo saprete. Vediamo un po'. Cioè, pensate, raga, che in tutti i video che voi vedete, tutti, specialmente in questo mese di Natale, c'è sempre stata pure lei dietro con me o a vedere la videocamera. Molto spesso l'avete pure sentita nei video. Oppure hai lasciato le parti? No. L'unica parte che ho lasciata, però non so se uscirà, quando uscirà, è quando mi lancia le cose. Quella bellissima. E niente, raga, comunque la sera, tipo il mese di novembre, comunque ce l'ha proprio un po' dentro. Nel mese di novembre a programmare i video, quello così, cioè io qualsiasi cosa che vedo, oh Andrea, ma se faccio quello va bene. Bello. È stato bello intenso questo mese di novembre, mamma mia. Oggi è 30, abbiamo concluso il mese. Così. È stato veramente... Cioè, è stato un bel mese, però l'abbiamo concluso... Infatti. Pensate che ieri notte, sì, io sono andata a dormire tipo alle 2:30, non succedeva da una vita perché mi sono messa proprio a guardare tutti i film. Stamattina mi sono svegliata alle 10:30. No, raga, stamattina non ce la facevo proprio, ho detto no. Pensavo che mi avessi abbandonato stamattina. Ma dove è caduta la patata, dove guarda dove è No! Tutto questo stamattina mi ha abbandonato. Sono una scendulata. Perché stamattina... Ah, ci sta la domanda, aspettate così poi ci colleghiamo. Aspetta, questo abbiamo risposto. Eccola. Che cosa studia o a che anno si trova tua sorella all'università? Così poi ci colleghiamo. Già, mi sembra sbaglio già. No, mi sembra che non te l'hanno mai chiesto. Comunque... Io non faccio mai... Io, raga, ho sempre un po'... Non mi ricordo... Facilissimo. Tecniche erboristiche sono al terzo anno, cioè l'ultimo anno sarebbe, perché è una laurea triennale. Semplice, pulito. Io mi confondo con l'altra. Chimica erboristica, non faccio mai. Perché tu ti confondi con chimica farmaceutica. Brave. Ma tu dimmi, tua sorella, come lo sai? Tecniche erboristiche, ok. E quindi, così mi posso collegare al discorso che volevo fare. Stamattina ha dato un esame. Praticamente, lei prima di un esame viene da me, io sono tipo la strega, la sensitiva, la veggente della situazione. Oh, però un carro sembra. Infatti sì. Comunque io mi stavo struccando, viene in bagno e fa, Giulia, ma secondo te come va? Io là per la raga non mi sentivo niente, quindi gli stavo dicendo, Antonella, io non mi sento niente. Nel momento che stavo facendo questo, non lo so, raga, chiudo per proprio un secondo gli occhi, mi compare un 8 davanti agli occhi, e quindi automaticamente mi viene di getto dire 28. Stamattina 28. Beh, la lasciamo, che io stavo dietro la porta, avevo sentito 21. No, non si è presa la figura. Ma no, raga, mi male che avevo chiuso il microfono. Ma non mi dire che ti ha messo 21, no? Io così, mi ha detto le 28, ho fatto no vabbè. Raga, prima degli esami venite da me. Che dieta fa tua sorella? Che dieta fa tua sorella? Come organizza macro e pasti anche se si allena meno? Che sono allora... macro, pasti. Allora, raga, partendo dal presupposto. Io mangio è distinto, cioè come una persona normale alla fine, cioè. Non calcola né macro né niente. Cioè, mangia come una persona, mangia di tutto. Ad allena non si allena, raga. Si allena tipo una qualche volta in estate una settimana perché deve andare al mare. E quindi è venuta un po' giù con me, così abbiamo fatto qualcosa che così. Però siamo diretti di quella settimana, è stata bella. Sì.
Non sono proprio capace. Sì, tipo io poi no. Volevo provare qualche massimale, ho detto scendi con me giù, così se qualcosa, ma secondo me mangi, sai, io mi lanci. Ho detto lei non ce la faccio più, e cosa fa? E io la sotto così. Ho pensato il buono di lui, mamma mia. Per scendere quei pesi, mamma mia, che pietrina. No, raga, venne il... non mi ricordo chi si appoggia dei cotoni al corriere. Non ricordo. Comunque stavo di pacchi nel giardino, infatti ho fatto... Ma erano piccoli, cioè... E stavo veramente tipo i dischi da 5. Erano tipo 4 dischi da 5, quindi 20 kg. Ho fatto, non li prendete, io quando torno li vado a prendere io. No, 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 vado io, vado io. Poco se non bevi lì. Ma lo sapevo, perché lo vedevo piccolo. Piccolo. Allora, mi sto perdendo le domande, aspetta. Vorreste in futuro abitare da qualche altra parte? Boh. Allora, io no, per il momento la mia vita è qua, quindi non lo so, però se lei si dovesse trasferire, io me ne vado con lei, mi prendo l'appartamento a fianco. No. La porto con me. Però in particolare... No. Tipo Sicilia. Mamma, che sponda di cancella questa. Anzi, ma che mi ha passato da qui. No, ma te dirò, raga. Non la vuoi tagliare. Non è che sponda. Ma pure, veramente non si può tagliare un Macbeth. I bambini della situazione ti prego di non lo puoi tagliare, ma il canale mio faccio quello che voglio. Quindi no, si taglia. Questa parte si taglia. Quindi alla fine, cioè, se tutto va bene e uno trova lavoro qua, allora uno si sta qua. Oh, vabbè. Hai mai provato a fare allenare tua sorella insieme a te? Sì, raga, con scarsi risultati. Una settimana? Che lavoro fa tua sorella? Ma perché, aspetta. Vai, spiega questa cosa. Perché a corpo libero non cioè, come si dice? Non ho pratica. Cioè, a corpo libero gli esercizi non è che mi vengono proprio bene. E quindi, cioè, facendoli però con un macchinario, cioè, mi metto là e li faccio, non è che non li faccio. Però non ho la tecnica, ecco, bravo, non ho la tecnica. Cioè, lei è più da macchinario. Da macchinario. Cioè, tipo le girl. Più queste cose qua a fare con il leg press che tu amavi, lat machine, è più da macchinario lei, cioè per, proprio perché ovviamente non allenandosi io comunque, cioè, non ho la male da 2 anni e non avendo comunque, cioè per quanto io le puoi far vedere, comunque lei che piano piano deve prendere, perché non si è mai allenato, è normale all'inizio, però dai, te la sei cavata qualcosa a corpo libero così, non si è andata male, con gli elastici. L'esperienza mistica. No. Ti ricordi il mio codice? Sì. No. Strano, non è che ho mai ricordato. Cosa ti rende felice? Vabbè, questo è più personale, quindi no. Che lavoro fa tua sorella? Uscite mai insieme? Lei non lavora? Studia? No, studio. E uscite mai insieme? Dipende, cioè tipo la sera, cioè tipo sabato sera, fine settimana no, perché abbiamo comunque comitive diverse, quindi no, però ovviamente usciamo insieme qualche volta, wow, tipo nella giornata. Sì. Comunque è già subito. No, perché... Oh! Infatti sì, è strano. Ma posso fare la di Miracalli? No. Chi sarà secondo voi tra le due a sposarsi per prima o a mettere su famiglia? Lo penso tu. Ma dipende. Tempo. Dipende sempre. Dal lavoro, dalle cose. Non si mette, cioè. Comunque io ora come non è possibile perché sono singola e tutte cose, quindi no, ci vorranno sempre anni. Se tutto va bene. Quindi io per il momento no. Poi. Raga, ovviamente dopo. Ci finiamo tutto, noi vi dobbiamo salutare perché ho veramente solo 2 minuti di autonomia,
perché dopo ora mi devo mettere a eliminare un attimo un po' di video, però mentre non mi metto a fare la cernita qua non ce ne andiamo più. Quindi lei soddisfatta? Sì. Se avete risposto a tutto, speriamo che comunque vi sia piaciuto questo video e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!